Oh, eccoci, eccoci, anche per questo venerdì 4 aprile. Oh, ragazzi, dicono che se piove di 4 aprile piove per 40 giorni. Io a questa cosa non ci voglio credere, voglio proprio far finta di niente, però insomma, è uno di quei detti popolari che comunque ci portiamo avanti e pare che negli anni abbia veramente sortito il suo effetto. Speriamo possa reggere. Sta piovendo adesso? Sta piovendo? Spero di no, spero di no. Alle 11:06, buongiorno per questo ultimo giorno della settimana in cui siamo insieme. R9, il Pungiglione, Antonella Ciocca con voi, ma tanti ospiti anche in questa mattinata. Avremo l'onorevole Ciccanti più tardi, parleremo di attualità, di politica, di tutto quello che insomma serve sapere. Parleremo con Gino Sabatini, presidente Piceno Promozione, che insieme a Vittorio Bellagamba in questo momento si trovano in Russia per la promozione del nostro territorio. Vedremo un pochino questo collegamento come andrà e poi insomma sono arrivati già qui belli, pronti, incravattati, anche no, i nostri amici dell'Avis. Giorgio Lilla, presidente Avis Comunale di Monte Prandone. Buongiorno Giorgio. Buongiorno, buongiorno Antonella, buongiorno a tutti. Schiariamo la voce anche a Carlo Giuseppe Oddi, segretario Avis Provinciale. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli Ma mo mi modo ascoltatori. mi dà del lei? Cioè, ho capito che c'ha una Buongiorno certa. a te. 366 70 52 110, questo è il nostro numero per inviarci i vostri messaggi. Fra poco, insomma, la nostra mattinata prenderà la giusta piega. Noi intanto buona musica. Scusa, chiedo venia. Allora, la nostra mattinata su Radio R9, il nostro Pungiglione andrà avanti fino alle 13. Saluto Nancy, saluto Laura, insomma, ci stiamo anche preparando per questa sera, grande evento per la Dog Beach. Dobbiamo assolutamente mettere da parte dei soldi per fare beneficenza, una serata benefica, ma per questo progetto importante. Ieri il nostro amico Luigi Santori ce ne ha parlato dell'associazione 43esimo parallelo, quindi insomma siamo tutti molto attivi. Anche in questo venerdì cerchiamo di ballare, di impegnarci, di dare la giusta energia, nonostante il tempo fuori pare stia piovendo. Io mi alzo e me ne vado. Allora, amici dell'Avis, caro Carlo Oddi, chi è l'Avis? Allora, l'acronimo AVIS è Associazione Volontari Italiani del Sangue. È un'associazione iscritta al registro regionale del volontariato, per cui siamo una ONLUS di diritto. Sì. ONLUS significa organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Sì. È un'associazione che è nata nel 1927 e a questa associazione possono aderire tutti coloro che vogliono donare volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. Oh, dovevate venire qui stamattina con la valigetta, Facciamo un il prelievo. laccio emostatico, e noi ci facevamo togliere il sangue per l'Avis, La prossima vedi? volta verremo col medico e Veniamo tecnico. Io poi, tra l'altro, sono uno zero negativo, quindi vado bene per Ah, tutti. perfetto. Cioè, Nessuno è buono per me. noi comunemente chiamiamo il salvavita. Esatto, io l'ho sempre detto che sono una Quindi è importantissimo che diventi donatrice, quindi è salvavita, guarda. Vero. molto molto Mi importante. faccio due bistecche e poi arrivo. Ecco, praticamente diceva, all'Avis possono aderire quindi tutti, perché l'Avis è apartitica confessionale e non ci sono discriminazioni né di razza, né di sesso, né di Casta sociale, religione, nulla, nulla. nulla. Quindi chiunque vuole può diventare donatore, perché il fine ultimo dell'Avis è quello della solidarietà umana. Cioè, noi che Esatto. cosa vogliamo fare? Vogliamo dare una mano a chi è in difficoltà. Dobbiamo aiutarci fra di noi. Esatto, quindi se viene a mancare la solidarietà, poi a un certo punto No, dove è la andiamo? fine. No, 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 Perché oggi assolutamente. se anche la nostra nazione si regge perché c'è tanta solidarietà in giro. Quindi Nonostante tutto c'è ancora parecchia gente che ama fare solidarietà, ma questo lo vediamo anche in TV quando c'è Telethon, quando scattano i Esatto. classici numeri per donare 2 euro per un progetto. Gli italiani davvero C'è una non grande si fanno tirare la giacchetta. sensibilità, c'è una grande sensibilità. Questo ci fa sicuramente onore come nazione, insomma, perché Sono tanti d'accordo. problemi riusciamo a risolverli. Com'è strutturata l'Avis? Allora, io volevo, se lei mi permette, un attimo dire Sì. da chi è stata fondata questa Mi hai Avis. dato del lei? No, certo. Vabbè, scusami. Allora, l'Avis è nata nel 1927, come Sì. accennavo prima, è per merito di un dottore, un ginecologo, il dottor Vittorio Formentano.
il quale si è visto morire tra le braccia una partoriente per un'emorragia. A quel tempo, quindi parliamo del 27, a un certo punto il sangue era, si era agli albori delle trasfusioni, però il sangue si pagava, si comprava. E quindi chi era ricco, straricco, poteva permettere, gli altri e purtroppo morivano. Allora questo medico, che è rimasto un po' scioccato da questa situazione, così non si può andare avanti, sì. E quindi ha pensato bene di creare un'associazione di volontari che gratuitamente donassero il proprio sangue. E da lì quindi è nata tutta la nostra storia, una storia bellissima fatta di amore. Esatto, sì. E soprattutto sì. L'amore verso il prossimo che porta una persona a diventare donatore. E quindi questo è importante. E quindi lo scopo, tu mi dicevi qual è lo scopo dell'AVIS, lo scopo è quello di far sì che non manchi mai il sangue a chi ne ha bisogno. Quindi noi ci dobbiamo preoccupare e lo facciamo con tutti i mezzi disponibili. Certo. Ecco, e anche oggi qui in radio. Anche a voi, quindi un grazie di cuore anche a voi a Radio R9, perché ci dà questa opportunità di parlare di AVIS, perché ancora in giro molte persone non sanno che cos'è l'AVIS e che cosa fa l'AVIS. E quindi avere questa opportunità sicuramente è una cosa importantissima. Dobbiamo ancora una volta ribadire il concetto. Ma perché delle persone, poi magari passiamo alla prossima domanda, perché le persone non amano donare il sangue? Perché ci sono pure quelli fissati che invece non si mettono a disposizione. Questa cosa è gravissima. Beh, guarda, per l'esperienza ormai ventennale che ho nell'AVIS, ho visto questo, che ci sono le persone che donano perché amano il prossimo, esatto. Quindi vogliono fare qualcosa. Ci sono delle persone che donano perché per diventare donatore bisogna fare uno screening molto ampio, un'analisi del sangue, molto profondo, quindi certo, uno lo fa per tutelare la propria salute, perché sì, noi annualmente sempre controllato, esatto. Sempre controllato, quindi devi stare bene per poter donare. E poi c'è anche una terza fascia, fortunatamente è minima, sì. Di persone che lo fanno perché per i dipendenti, il lavoro dei dipendenti, lo Stato ha dato la possibilità di avere quella giornata di riposo. Però in certo modo abbiamo queste tre categorie: il donatore perché crede nel valore della solidarietà, è quello, diciamo, la stragrande maggioranza. Qualcuno per prendersi la giornata di riposo, magari qualcuno dopo va al mercato, esatto. E non si fa. Allora, fra poco torniamo a parlare con i nostri amici dell'AVIS, quindi restate per andare a donare il sangue. Io ci riprovo, Giorgio, Claudio. Audio, insomma, e Carlo, io ci riprovo. Facciamo un pulmino a Radio R9 che, esatto, va a donare il sangue. Esatto. Io sarebbe purtroppo bellissimo, con sarebbe tutta la buona volontà ogni volta vengo bocciata perché non c'ho un filo di sangue, non c'è proprio un ferro. Non c'è il ferro, quindi il ferro bisogna fare una dieta ad hoc per... Però Carlo ci diceva che era zero negativo, quindi per noi lo quindi zero lei, negativo... Quindi tu sei una salvavita, non puoi esimerti da riprovarci. Quindi. Io ci riprovo con tutta veramente la passione del mondo, anzi mio papà era uno di quelli zero negativo che ha davvero fatto dei percorsi importanti, ha avuto gli attestati, tutto quanto, quelle robe lì, e quindi mi sarebbe piaciuto, no, in qualche seguire le sue orme, ma non ce la faccio. Guarda, bisogna che a un certo punto fai una dieta appropriata per far sì che il ferro... Ancora dieta? Ma sempre no, dieta? No, ma facevo la dieta per aumentare il ferro. Dieta ingrassante in questo caso. No. Allora, andiamo avanti con il capire come è strutturata l'AVIS o comunque, insomma... Sì, allora l'AVIS praticamente è una struttura a livello nazionale, abbiamo un'AVIS nazionale che sta a Milano, sì. Poi in ogni regione abbiamo un'AVIS regionale, un'AVIS provinciale, quindi in ogni provincia, certo, la sua AVIS, sì. E poi abbiamo 3.254 AVIS comunali. Ecco, il bello sarebbe poter dire un'AVIS per ogni comune, però purtroppo noi abbiamo tante realtà piccole, non so, prendiamo nella Ascolana, abbiamo comuni che non arrivano a 1.000 abitanti, ovviamente lì è impossibile creare una struttura, perché creare una struttura significa avere un consiglio direttivo, avere una sede, avere delle persone che operano, quindi ci sono questi problemi. Parliamo dell'AVIS comunale di Monteprandone con Giorgio Lilla, che è il presidente. Insomma, una bella realtà, chiaramente, se poi esistono queste realtà comunali è perché qualcuno giustamente si reca a donare e lo fa anche con grande cadenza fissa, sono bravi queste persone, cosa mi puoi dire? Ma come diceva Carlo prima, oggi l'Italia si regge gran parte grazie al volontariato. Il volontariato è spinto dalla passione, dalla passione e dalla cultura del volontariato in sé.
Noi, come diceva appunto il segretario provinciale Carlo Oddi, siamo una delle 3.254 comunali, siamo nati l'8 maggio 2011. Quindi tra poco si festeggia. Tra un po' festeggiamo, non faremo la porchetta. Perché no, noi... dai, no. Sì, che di solito si festeggia con le porchette delle nostre parti. Però noi... l'Avis no. No, l'Avis no. Faremo una bella festa con la consegna appunto delle benemerenze, che sono, diciamo, i piccoli riconoscimenti, esatto, che vengono delle piccole soddisfazioni donati ai donatori. Contiamo 81 soci e quest'anno abbiamo già effettuato circa 131 donazioni. Il lavoro è ancora lungo, però. Giusto, ma siete anche molto giovani. Allora, noi facciamo così: fra poco parleremo ancora dell'Avis, su Radio Re 9, perché abbiamo bisogno di voi, così come i nostri amici, insomma, devono assolutamente venire a donare il proprio sangue. Fra poco l'Avis con i nostri amici Carlo Oddi e Giorgio Lilla, che è il presidente dell'Avis comunale Montebrandone, mentre Carlo Giuseppe Oddi è il segretario Avis provinciale. Esatto. Torniamo a parlare con loro, soprattutto per questo argomento che è importantissimo. Parlavamo di solidarietà, parlavamo di doversi aiutare a vicenda senza scopo di lucro. In questo caso l'Avis davvero porta la bandiera. Il donare il sangue è sicuramente, sta sicuramente alla base, no, di qualsiasi tipo di beneficenza o di aiuto umano che ci si possa dare l'uno con l'altro. Ed ecco perché, insomma, questa mattina su Radio Re 9 ne stiamo parlando. Qual è la missione, gli obiettivi dell'Avis Montebrandone, Giorgio? I nostri obiettivi sono quelli di far conoscere l'associazione a livello comunale, con le attività che stiamo svolgendo, che sono quelle dei gazebi nelle mille sagre estive che si fanno nel territorio, molto belle, sì. Anche perché siamo convinti che un'associazione come l'Avis possa portare sia a livello culturale che a livello proprio personale un accrescimento in ognuno dei nostri concittadini. Io ti vorrei far capire che cos'è proprio il termine avisino. Avisino come se fosse un cittadino, esatto, dell'Avis, esatto, è proprio bella questa, esatto, cosa. Avisino, si può essere avisino in due modi, o in modo attivo, cioè donando, sì, o in modo collaborativo. Sì. Cioè l'avisino collaborativo è quello che non può, come dicevi tu, per qualche motivo donare il sangue, ma dona il suo tempo. Noi abbiamo bisogno di tutti. Essere avvicino è una scelta di vita, cioè noi scegliamo di non aiutare gli altri con una semplice pacca sulla spalla, con un consiglio, ma in modo attivo, facendo uno dei gesti più importanti, che è, sì, quello di donare il proprio sangue. Oppure esserci in associazione. Magari, ecco, io vedi, non riesco a donare perché non ho, esatto, un buonissimo sangue. Manca di alcuni elementi fondamentali, però potrei frequentare la vostra associazione mettendomi a disposizione per fare un pochino di segreteria qualche ora al giorno, qualche ora alla settimana, esattamente, giusto? Esattamente. Doni il tuo tempo togliendolo alla famiglia, agli amori, alle passioni. Ma chi ce l'ha? Ma certo. Ma poi uno prende la passione e l'amore con l'Avis senza sangue. Esatto. L'amore si vede in tante altre robe, cioè non necessariamente, no, fra uomo e donna. L'amore è nelle piccole cose che fai, nelle grandi cose che fai, in questo caso mettendo a disposizione il tuo tempo. Anche un'ora alla settimana, non è che chiediamo, certamente, tantissimo. Certo. Guarda, noi se c'è tempo. Sì, certo che c'è tempo. Ti volevo dire, tra le varie attività, quella dove sinceramente trovo la soddisfazione che sono poi i piccoli riconoscimenti che ti ripagano di questa attività, sì, che è quella manifestazione che facciamo con le scuole. Noi, sì, siamo arrivati al secondo anno del concorso Ragazzi di Oggi, Donatori di Domani, che è strutturata così, cioè noi andiamo con il segretario provinciale Carlo nelle classi quinte elementari e nelle, sì, classi terze medie a spiegare un po' che cos'è l'Avis, ma partendo dal concetto di solidarietà, di cultura del dono e del, certo, volontariato. Certo. Partendo da quello, poi facciamo realizzare ai ragazzi di quinta elementare dei disegni che poi verranno giudicati, tra virgolette, ma poi vincono tutti, un concorso di disegni, e ai ragazzini delle terze medie invece realizzano dei temi. Ah, ecco, dei temi. Tema, perfetto. Dei temi meravigliosi che ci ripagano del lavoro che svolgiamo. Dopo però leggerli tutti, però in alcuni davvero trovate delle storie bellissime. Sì, è il caso come un ragazzino di 2 anni, ormai dell'anno scorso, ha partecipato con il suo tema. Ha vinto con il suo tema, Giorgio, che se ne ascolto lo saluto. Come si chiama? Giorgio Iozov.
George Yosov, ok. Un ragazzino che ci ha scioccato. Bene. Con un tema che ci ha scioccato. Quando qualcuno ci sciocca in maniera positiva è sempre sì, bellissimo. Meraviglioso, meraviglioso. Ce l'ho qui, potrei leggertelo, ma sinceramente ogni volta che lo leggo mi emoziona talmente tanto che non vorrei fare figuracce. No, quando ci si emoziona per le cose belle va sempre bene. Carlo, insomma, è davvero un grande ruolo quello che tu ricopri, incontri tantissimi amici che si adoperano per l'Avis, a parte concorsi fotografici relativi ai temi di questi ragazzini che davvero ci entrano all'improvviso nel cuore scrivendo delle robe bellissime, ma cos'altro raccogli quotidianamente? Beh, quotidianamente noi raccogliamo il fatto che diamo una mano alle persone e la persona che a un certo punto sta in un lettino nell'ospedale sta aspettando una trasfusione per poter vivere o sopravvivere, questo a un certo punto, questo pensiero ci gratifica e ci dà la forza sempre per andare avanti e per cercare sempre nuovi donatori. Perché noi, ecco, la nostra missione è quella di incrementare sempre la base associativa, perché sì, dobbiamo dare la possibilità a tutti di avere il sangue quando ce n'è bisogno. Ecco, adesso volevo un attimo dire quali sono i requisiti perché una persona possa diventare donatore. Sì, allora facciamo così, ascoltiamo le news e poi torniamo a parlare di questi requisiti, va perfetto, bene? Quello che bisogna dire, ultime battute per i nostri amici dell'Avis con Giorgio Lilla, presidente dell'Avis comunale di Monteprandone, e Carlo Giuseppe Oddi, segretario Avis provinciale. Vabbè, vi siete messi d'accordo? Facciamo un appello? Sì, 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 ci pensa Giorgio che è il presidente e quindi a lui il compito di chiudere. Cerchiamo di dare un po' di sole perché pare che fuori sia, no? Speriamo di no, speriamo che non sia, che il 4 aprilante non si verifichi. No, non si ragazzi, verifichi. Voglio piangere. Vai, allora, qual è l'appello? L'appello è quello di far crescere la propria cultura del personale sull'idea del volontariato, è quello di recarsi presso tutte le proprie Avis di appartenenza, in particolare quella di Monteprandone. Cioè, scusa, fammi capire, io da sono magari di Civitanova Marche, posso venire a Monteprandone a donare? Tu a Monteprandone puoi venire a iscriverti. Poi, una volta che ti sei iscritto, che hai i requisiti, che se ci abbiamo tempo lo diciamo al volo, sì, i requisiti sono quelli di avere un'età compresa tra i 18 e i 60 anni, e 65, al massimo 65 anni di età, che poi può essere prorogata con un dipende dallo stato di salute, esatto, certo, quando esatto, vieni monitorato poi lo sapranno se stai, esatto, okay, pesare più di 50 kg, sì, poi una serie di altre nozioni tecniche, ma fondamentalmente è godere di un buono stato di salute e avere una vita regolata, cioè non avere comportamenti a rischio. Beh, sì, a rischio. No? Ti sgargarozzi l'altro. Esatto, non ti vuoi tracannare. A proposito, salutiamo Floriano Fan. Grande Flo, ciao Flo. No, chissà perché quando parliamo di alcol mi viene in mente lui. donna danno, lo dice sempre. Sì, okay, quindi una volta che ci si può recare all'Avis di Monteprandone, che siamo aperti tutti lunedì sera, dalle 9 alle 11 si riempie il modulo di adesione una volta che sì, si rispettano i requisiti, poi dopo ci si reca al centro trasfusionale di San Benedetto del Tronto per fare le visite di idoneità. Le visite di idoneità consistono in una visita generale che viene fatta con un colloquio con il medico, il quale aiuterà a stabilire appunto l'idoneità e ad individuare quali tipi di donazione è più indicata. Sai, ma ci sì, sono diversi tipi, si no? Fa una chiacchiera, esatto, niente di... Si fanno i prelievi del sangue e l'elettrocardiogramma. Nel perfetto, caso qui si è fumatori, poi si fanno anche i raggi al torace. Bene, bene. Una volta che il donatore è risultato idoneo, sì, arriva la comunicazione all'Avis alla quale ci si è iscritti e si comincia con la magica vita del donatore. Che bello, va bene. Allora l'appello, dai, ci siamo. L'appello io dico che... Tu, Giorgio, per Monteprandone, dici che? Dico che la frase che ci spinge sempre ad andare avanti, che è di uno scrittore, non mi chiedere chi, è quella che quello che facciamo con noi stessi, per noi stessi muore con noi, quello che facciamo per gli altri è immortale. Benissimo, vi dico, applaudono anche al di là del vetro, ci piace. Carlo Oddi. Ma io mi rivolgo a tutti quelli che possono di diventare donatori, perché donando il sangue si fanno due cose bellissime: si fa bene al prossimo, che sicuramente amiamo altrimenti non lo faremmo, e si fa bene a se stessi perché si è sempre sotto controllo, quindi a un certo punto è bivalente e sì, chiunque può si avvicini all'Avis e sarà una grande gratificazione morale.
questa qua. Ne sono d'accordo. Tutti insieme per l'unico obiettivo di stare bene, no? Benessere a go-go, davvero. Potremmo capitarci tutti quanti ad averne bisogno. Esattamente. Quindi bisogna in qualche modo esserci. Grazie. Grazie a Carlo Oddi per quanto riguarda la segreteria Avis provinciale. Grazie a Giorgio Lilla, presidente Avis comunale di Monteprandone. Un saluto veramente col cuore a tutti gli amici che sono donatori, da poco o da una vita. Grazie, noi ci fermiamo fra poco. Grazie a tutti. Grazie a voi tutti.